L'Eucaristia è il momento in cui l'uomo e Dio si incontrano. Padre Pio nelle sue lettere molto spesso si ricollega al Cantico dei Cantici quando parla del suo rapporto con Dio. Nel primo epistolario ritroviamo questo concetto espresso nelle parole «Chiediamogli la grazia di amarlo e di vederlo amato sempre più». Chiediamoli come la sposa dei Sacri Cantici «Mi baci con i baci della sua bocca». Sì. Le tue tenerezze sono più dolci del vino. Quante volte questo bacio di pace ci viene donato da Gesù nel Santissimo Sacramento? L'Eucaristia diventava per Padre Pio il cuore della sua vita spirituale e momento di comunione con gli altri. La celebrazione della Messa era il culmine della giornata di Padre Pio e in essa manifestava un'intensa partecipazione emotiva e spirituale. Durante la celebrazione viveva in modo concreto il sacrificio di Cristo sul Calvario. Oltre alla celebrazione della Messa, il santo di Pietrelcina passava molte ore in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Per lui il tabernacolo era un luogo di incontro e di dialogo profondo con Dio. Padre Pio insisteva molto sulla necessità di una vita sacramentale autentica che comprendeva la confessione frequente. Egli infatti vedeva una connessione diretta tra l'Eucaristia e il sacramento della riconciliazione, sottolineando che per accostarsi degnamente alla comunione era essenziale essere in stato di grazia. L'Eucaristia è davvero tra i doni più eccelsi che Gesù ha fatto alla sua Chiesa e noi abbiamo in collegamento Padre Roberto Sardu per parlarci dell'importanza dell'Eucaristia in questo giorno così intenso, ma soprattutto in rapporto a quella che è stata l'esperienza di Padre Pio. Pace bene, Padre Roberto. Pace bene a voi. Dicevamo del dono più grande che Dio potesse fare all'umanità attraverso l'Eucaristia. Esatto, il dono più grande che Gesù ci abbia fatto è quello di donarsi cibo per noi. E quando ha istituito l'ultima cena, lui si è dato cibo per noi, quindi carne, e poi è andato a versare il suo sangue sulla croce. Carne e sangue, pane donato e sangue versato per tutto il genere umano. Quindi noi, l'Eucaristia è il centro di tutta la Chiesa, è il centro di tutto e noi, grazie al Signore, viviamo appunto perché c'è l'Eucaristia. Riferendomi a Padre Pio, io nel mio ricordino della mia prima messa, 33 anni fa, scrissi questa frase di Padre Pio: il mondo potrebbe reggersi senza il sole, ma non può reggersi senza l'Eucaristia. È Gesù vivo e vero che ci dà il suo corpo, il suo sangue, ci fa vivere. La Chiesa vive dell'Eucaristia, ma anche e soprattutto noi nella nostra vita quotidiana, come possiamo riscoprirne il valore e il vero significato? Ecco, padre, riferendomi a Padre Pio consigliava ai suoi figli spirituali, intanto voleva la messa domenicale, vero? Non trascurate la messa la domenica, ricordate di santificare le feste. Ma quando aveva preso un figlio spirituale, gli raccomandava la messa quotidiana, cioè noi abbiamo necessità della messa quotidiana, di questo incontro che noi abbiamo con Gesù nella celebrazione dell'Eucaristia attraverso il sacerdote e il suo ministro e poi alla fine quando lo riceviamo proprio sacramentalmente. Padre Pio soffriva moltissimo quando era malato e non poteva celebrare l'Eucaristia. Scrive nell'epistolario quanto soffro non potermi s'attollare delle carni di Gesù nel Santissimo Sacramento. È importante ricevere l'Eucaristia. Possiamo dire che noi, ricevendo l'Eucaristia, veniamo come deificati. Questo è molto bello. Collegato al tema dell'Eucaristia è sicuramente il sacerdozio, questo ministero che diventa sempre più importante nel nostro cammino di fede. Ecco, in che modo può essere vivificato dall'Eucaristia ulteriormente?
Vedi, San Francesco non è voluto essere consacrato sacerdote perché si sentiva talmente indegno, no? E amava i sacerdoti. E in una lettera scrive ai frati: guardate, o frati, l'umiltà di Dio. Anche oggi il Signore si umilia attraverso le mani del sacerdote, venendo sugli altari di tutto il mondo. Si umilia. È proprio l'umiltà di Dio che si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria a Betlemme e continua a farsi cibo per noi nelle mani del sacerdote. E Padre Pio ci dà, qui è un grande maestro, perché ci dà un grande esempio di vita spirituale, di amore verso l'Eucaristia. Mi raccontava una figlia spirituale di Padre Pio qui sarda, che è morta a 100 anni, era la tata del medico di Padre Pio, il dottor Sala, zia Mariangela. E lei per 30 anni è vissuta a San Giovanni Rotondo, accanto a Padre Pio, l'ha voluta lui lì per fare la tata dei figli del medico di Padre Pio. E lei tutte le mattine andava a quella messa e dice che colpiva moltissimo quando al Confiteor Padre Pio si batteva il petto e dice che in quel silenzio si sentivano questi colpi di petto, sentendo l'indegnità proprio della sua persona. E poi dice quella messa era unica messa perché. Anch'io penso, mentre noi celebriamo la messa, Padre Pio, oltre a celebrare la messa, lui la viveva quella messa, perché era vittima con la vittima sull'altare ed espiava con Gesù anche i nostri peccati. Questo è meraviglioso da parte di Padre Pio. Giovanni Paolo II, quando è stato canonizzato, Padre Pio lo ha additato come esempio per tutti i sacerdoti, soprattutto per la celebrazione della messa e per la confessione, ma per la celebrazione della messa con quanto amore, con quanta riverenza, con quanta dolcezza, ma soprattutto si vedeva in lui la passione di Cristo, per quanto è possibile, scrive lui nell'epistolario, a una creatura umana. Sappiamo che quella passione l'ha vissuta solo Gesù, però ecco, Gesù ha permesso a Padre Pio di viverla anche in un modo cruento, perché Padre Pio, quando celebrava la messa, versava sangue dalle sue piaghe, dalle stimate delle mani, e si vedevano anche i corporali, io ne ho visti, i corporali macchiati di sangue o crostine che cadevano sull'altare, quindi tutta una partecipazione interiore e faceva gustare ai figli spirituali. Guai se non si andava alla messa. E poi mi colpisce sempre quando lui diceva: quando mi cercherete, lì mi troverete, sempre ai piedi del tabernacolo. Difatti, nei filmini, nelle immagini, dove lo vediamo, Padre Pio? O sul matroneo su, ecco, inginocchiato, con la testa rivolta verso il tabernacolo ad adorare Gesù Eucaristia. Dopo la Santa Messa. Certo, padre Roberto, abbiamo questa immagine della messa di Padre Pio come pilastro della sua eredità spirituale, ma il tabernacolo, ecco, è il centro per ciascuno di noi. Allora, in queste ore di particolare riflessione sul Santissimo Sacramento, come possiamo rapportarci a Dio attraverso l'adorazione eucaristica, anche soltanto sostando di fronte al tabernacolo? Sì, vedi, noi a volte facciamo degli errori. Noi quando esponiamo il Santissimo Sacramento vogliamo sempre parlare, no? Parole, pregare, eccetera, eccetera. Ma Padre Pio, qui è un maestro, ci insegna a stare in silenzio davanti a Gesù Eucaristia, soprattutto ad ascoltare Lui, ad adorare. Adorare significa entrare in Lui. E questo è molto bello perché noi ci sentiamo trasportati da Gesù sacramentato. È molto bello questo perché Padre Pio ha degli insegnamenti grandissimi. Piangeva davanti all'Eucaristia, già quando era novizio, studente, dice che davanti al tabernacolo versava lacrime, lacrime d'amore. D'altronde il Padre San Francesco ci dà un grande esempio. Francesco, perché piangi? Perché
Piango perché l'amore non è amato, da chi non è amato? Da noi cristiani, ecco. E quindi Padre Pio, la cosa bella è questo, che forse non abbiamo ancora capito chi è Padre Pio. Per me Padre Pio è un riparatore nella Chiesa, è un riparatore come San Francesco, e ripara proprio come? Adorando l'Eucaristia, riparando davanti all'Eucaristia. Questo è molto bello. Il Corpus Domini, corpo del Signore, è una delle solennità più sentite, in quanto richiama la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. In tutte le diocesi ci sono processioni che rappresentano visivamente Gesù che percorre le strade dell'uomo. Le origini della solennità ci portano nel XIII secolo, a Liegi, in Belgio. Qui il vescovo assecondò la richiesta di una religiosa che voleva celebrare il sacramento del corpo e sangue di Cristo al di fuori della Settimana Santa. Giuliana di Retin, priora nel monastero di Monte Cornelio, presso Liegi, nel 1208 ebbe una visione mistica in cui una candida luna si presentava in ombra da un lato. Un'immagine che rappresentava la Chiesa del suo tempo, che ancora mancava di una solennità in onore del Santissimo Sacramento. Fu così che il direttore spirituale della Beata, supportato dal giudizio positivo di numerosi teologi, presentò al vescovo la richiesta di introdurre una festa in diocesi in onore del Corpus Domini. Il via libera arrivò nel 1246, con la data della festa fissata per il giovedì dopo l'ottava della Trinità. L'estensione della solennità a tutta la Chiesa arrivò con Papa Urbano IV nel 1264. E dell'anno precedente invece il miracolo eucaristico di Bolsena, nel Viterbese. Qui un sacerdote boemo, in pellegrinaggio verso Roma, mentre celebrava la messa allo spezzare dell'ostia consacrata, fu attraversato dal dubbio della presenza reale di Cristo. In risposta alle sue perplessità, dall'ostia uscirono alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino conservato nel Duomo di Orvieto e alcune pietre dell'altare ancora oggi custodite nella Basilica di Santa Cristina. La Congregazione del Santissimo Sacramento venne fondata da Pier Giuliano Aimard. Divenuto sacerdote contro il volere del padre, abbracciò la vita religiosa nella Società di Maria, di cui divenne anche superiore provinciale. Lasciati i maristi, il 13 maggio 1856 diede inizio a Parigi a una nuova famiglia religiosa, costituita da sacerdoti e fratelli coadiutori, con il fine apostolico specifico di promuovere la vita cristiana per mezzo del culto eucaristico. Il fine dei sacramentini è quello di promuovere la centralità dell'Eucaristia. Il loro apostolato contempla tutte le opere relative all'esercizio del ministero eucaristico: culto liturgico, adorazione, opere di carità. Abbiamo in collegamento padre Vittore Boccardi, che è segretario dei congressi eucaristici internazionali. Padre Vittore, dunque i sacramentini, ecco questa realtà così bella e importante all'interno della Chiesa, qual è lo scopo della congregazione? Dunque lo scopo della congregazione è molto semplice: fare in modo che l'Eucaristia diventi il motore della vita della Chiesa, del suo rinnovamento costante. Noi siamo nati, come forse già lei saprà, nel lontano 1856. Inizialmente la nostra congregazione a quel tempo si occupava soprattutto delle opere eucaristiche, e cioè in modo particolare dell'adorazione. Ma al seguito del padre Aimard, il nostro fondatore, progressivamente anche noi, a partire dal Concilio Vaticano II, abbiamo compreso che al centro dell'esistenza della nostra vita religiosa non può esserci soltanto un atto di culto, ma il mistero intero della Santissima Eucaristia. Quindi al centro di tutto c'è la celebrazione eucaristica del memoriale della Pasqua del Signore. A partire da lì poi nascono tutti gli altri atteggiamenti e le altre realtà che occupano in qualche modo la nostra missione.
Per esempio, in comunione con i vescovi, i sacerdoti, i laici, noi abbiamo una infinità di ministeri che manifestano la ricchezza del mistero eucaristico. Per esempio, cerchiamo di comprendere innanzitutto la realtà umana alla luce dell'Eucaristia e diamo il nostro contributo per far progredire la teologia e la pratica eucaristica. Lavoriamo naturalmente per l'animazione dei congressi eucaristici che a partire dagli ultimi 50 anni sono diventati in qualche modo l'espressione più piena della comunità cristiana che si riunisce intorno all'Eucaristia per celebrare il mistero del Signore. Poi pratichiamo e formiamo la preghiera di adorazione davanti all'Eucaristia affinché a partire anche dalla preghiera di adorazione la celebrazione eucaristica diventi esperienza di fede e sorgente di impegno. E poi lavoriamo nelle parrocchie, perché ormai una grande parte della nostra attività è assorbita dalle parrocchie. E le parrocchie, come lei sa, oggi sempre più hanno bisogno di diventare realtà missionarie. Per questo noi lavoriamo affinché le nostre parrocchie diventino luoghi di aggregazione, di festa, di adorazione, luoghi in cui si sperimenta la comunione fraterna e soprattutto luoghi in cui a partire dell'Eucaristia si impara ad entrare nel mondo con lo stesso spirito di Gesù, che nel mistero eucaristico si è dato totalmente a noi. Ecco perché i cristiani entrano nel mondo seguendo in qualche modo il magistero di Cristo, che si è fatto servo di tutti e si impegnano in ogni realtà umana a trasformare la vita e la loro piccola storia secondo queste necessità evangeliche. Perché, vede, la sfida della pastorale eucaristica oggi non è tanto quella di spingere i fedeli a comunicarsi con Cristo nell'Eucaristia, ma nella necessità di comunicare con il Cristo totale, cioè comunicare con il Cristo nel sacramento, nella carità e nella missione. Quindi non separare il Cristo capo dal suo corpo, cioè la comunione sacramentale con Cristo, da quella con le sue membra, questa è la coerenza eucaristica a cui noi chiamiamo le comunità cristiane che ci sono affidate. Dunque, Padre Vittore, lo scopo principale della Congregazione del Santissimo Sacramento è quello di vivere pienamente il mistero dell'Eucaristia, come ci diceva, e di rivelarne il significato perché venga il regno di Cristo e sia manifestato al mondo la gloria di Dio. Ma Perfetto, così recita la nostra regola di vita. E questo appunto è un elemento centrale per un momento che ci vede, soprattutto in queste ore, particolarmente rivolti alla centralità appunto dell'Eucaristia con la solennità del Corpus Domini. Qual è l'attualità, ecco, di questo momento? Sì, lei sa che il Corpus Domini è nato in tempi molto lontani. Era il 1246 quando una monaca di Liegi, in Belgio, Giuliana da Montcornillon, ebbe la visione di una luna circondata da una fascia nera e interpretò la visione come la mancanza di una festa particolare dell'Eucaristia all'interno della Chiesa. In realtà la festa dell'Eucaristia c'era già perché il Giovedì Santo è sempre stata la festa principale dell'Eucaristia. Ma nel 1200, quindi nel XIII secolo, l'Eucaristia era diventata ormai una realtà a cui si prestava attenzione a partire dalla presenza reale del Signore e non più da tutte quelle realtà straordinarie che nella Chiesa primitiva avevano fondato in qualche modo la teologia eucaristica. Quindi a partire da lì, Giuliana da Montcornillon ha ottenuto che si celebrasse a livello diocesano, quindi a Liegi, questa festa del Corpus Domini. Poi, quando il protodiacono di Liegi, quel tale Jacques de Pantaléon, divenne papa con il nome di Urbano IV, la festa del Corpus Domini fu estesa a tutta la Chiesa. Era l'anno 1264 e da Bolsena
Urbano IV emise la bolla Transiturus Deorum Mundo, con la quale allargava la celebrazione del Corpus Domini a tutta la Chiesa. Nello stesso tempo, Urbano IV incaricò San Tommaso d'Aquino di preparare l'ufficio divino della solennità. Da allora in poi la festa del Corpus Domini, soprattutto a partire dal XV secolo, è diventata uno dei momenti straordinari di aggregazione, di festa e di celebrazione eucaristica in tutta la Chiesa cattolica. Anche oggi dunque questa festa è straordinariamente importante, va di bene non tanto perché in qualche modo presenta l'Eucarestia che già ogni volta che si celebra è largamente presentata al popolo di Dio nelle sue componenti essenziali, ma perché permette di fissare lo sguardo e l'attenzione del popolo di Dio sul mistero dell'incarnazione di Cristo che attraverso l'Eucarestia continua a manifestare la sua presenza di risorto attraverso i segni del pane e del vino. Inoltre, alla festa del Corpus Domini sono legati tante realtà tradizionali. Innanzitutto la processione del Santissimo Sacramento. Una volta la processione del Santissimo Sacramento era impiegata per dimostrare in qualche modo la forza dei cattolici di fronte ad una realtà del mondo che sembrava nemica. Oggi questa processione del Santissimo Sacramento diventa invece una realtà più semplice e più immediatamente percepibile del mistero di Cristo che cammina insieme con noi nella nostra storia, in mezzo alle nostre realtà, nel nostro paese, nelle nostre città, per mostrare che la sua misericordia e il suo amore non ci vengono mai meno e che tutti a partecipare, partecipando all'Eucaristia, possono diventare davvero suoi figli, suoi discepoli, capace di portare nel mondo la sua bontà e la sua attenzione verso tutti, in modo particolare verso i piccoli e i poveri. Ecco. Esattamente, Padre Vittorio, era quello che volevo chiedere proprio in questa conclusione di conversazione. Un momento di crescita, quello che possiamo vivere in queste ore attraverso il rapporto diretto col Santissimo Sacramento, ma che possiamo in un certo senso ampliare verso i più deboli, i più poveri. Un invito dunque ad essere missionari partendo dal Sacramento. Sì, e badi bene che essere missionari in questo caso non significa fare cose straordinarie, ma imparare ad entrare nel mondo rispettando quello che è il magistero che Gesù ci ha insegnato nel suo Vangelo, che è un magistero di dono e di servizio fraterno. E i suoi discepoli nell'ultima cena ha ricordato che il più grande deve essere il più piccolo, colui che guida come colui che serve. E così tutti i cristiani partecipando all'Eucaristia progressivamente entrano in questo spirito di servizio e di dono, perché oggi la Chiesa ha bisogno di questo. Non ha bisogno di gente che faccia cose straordinarie e meravigliose, ha bisogno di gente semplice che nella sua piccola storia quotidiana sappia impiegare la sua esistenza a costruire piccole realtà di bene nella sua famiglia, nel suo quartiere, nella sua parrocchia, con tanta disponibilità e tanta capacità di aprire le mani e il cuore, ecco. Grazie, grazie di cuore Padre Vittore e buon lavoro per il suo importante lavoro anche all'interno del Vaticano. Grazie a voi e buona giornata di cuore e buona festa del Corpus Domini.